Terzo incontro organizzato dalla Regione Toscana per pianificare come investire al meglio i fondi del PNRR per rilanciare il territorio dopo la dura esperienza della pandemia. Questa volta il presidente Eugenio Giani ha convocato i parlamentari toscani per arrivare coordinati al momento in cui verranno erogati i fondi. Occorre lavorare di concerto. Il PNRR può essere una grandissima opportunità anche per la Regione Toscana, ma possiamo riuscire a intercettare le risorse e a metterlo in pratica solo se lavoriamo tutti insieme, quindi non solo la Regione ma le amministrazioni locali, i parlamentari, gli enti che con la Regione sono comunque collegati, e quindi attraverso un lavoro condiviso penso sia possibile portare molte risorse sulla Regione Toscana e fare in modo che questi fondi europei siano davvero un fattore di cambiamento e di miglioramento delle nostre realtà. Non sono mancate però le polemiche, i timori legati soprattutto ai tempi burocratici che potrebbero rendere complicata la condizione necessaria per non perdere le risorse, ovvero concludere gli interventi entro il 2026. La Regione Toscana si aspetta maggiore coinvolgimento da parte del governo centrale. Ci auguriamo che il Ministero ci coinvolga di più per i prossimi fondi rispetto a quello che ha fatto fino adesso. Fino adesso è uscito solo un bando sull'irriguo destinato ai consorzi di bonifica e rispetto a questo bando, per la verità, la Regione è stata bypassata e non c'è stato un coordinamento che ci lascia soddisfatti.